Aspetta che c'è una diretta. Che faccio? Allora, eccoci. Quando c'è stato questo faccia a faccia. Sono contento perché le politiche italiane sull'immigrazione e di controllo dei confini raccolgono consensi ovunque, dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna alla Polonia, quindi vuol dire che stiamo dando un bel segnale di sicurezza, di lotta al terrorismo, di lotta all'immigrazione clandestina, e se l'Italia è di esempio ad altri, per me è soddisfazione. Mi spiace che non tutti abbiano la stessa sorte, il collega spagnolo ci diceva che negli ultimi giorni sono sbarcati più di 2000 di immigrati, mentre noi siamo a quota 100, però mi auguro lo stesso rigore che stiamo adottando noi lo usino anche altri paesi europei, perché chi sbarca in Europa poi rischia di girare dappertutto e arrivare in Italia. Quindi, dal punto di vista del controllo dei confini sono assolutamente contento. Se poi arriviamo al controllo dei mercati abbiamo fatto bene. Ministro, lei ha parlato di attacchi, di speculatori, di affaristi, gli occhi dell'Europa sono sull'Italia, secondo lei c'è cioè un attacco, un complotto sull'Italia? No, non credo all'invasione aliena, alle scie chimiche e ai complotti. Prendo atto del fatto che tutti i colleghi europei vogliono un'Italia che cresce, che punta sul lavoro, quindi nessuno dei colleghi che ho incontrato ha detto mezza parola contro la manovra economica. Andiamo avanti. Smontare la legge Fornero è un dovere morale, è un'opera di giustizia sociale e di giustizia economica, perché libera posti di lavoro per i giovani. Quindi coloro che scommettevano sul fatto che l'Italia continuasse a impoverirsi perderanno la scommessa. Senta, però lo spread sale e le borse scendono. Quando tutti leggeranno la manovra e vedranno che ci sono più posti di lavoro, più diritti e meno tasse, gli operatori economici seri, che non fanno battaglia politica a colpi di spread, scommetteranno sull'Italia e investiranno in Italia. Non ho dubbio alcuno, non ho parlato con un solo operatore economico che ha dei dubbi sul fatto che l'Italia sia un paese stabile, sicuro che tornerà a crescere, non dello zero virgola. Mi fanno venire qualche dubbio le previsioni che vedono l'Italia crescere dello zero virgola. Questa è una manovra economica che inietta energia, soldi e posti di lavoro nel corpo del paese, quindi non potremo che crescere. Sono assolutamente tranquillo, non esistono piani B, C, D, indietro non si torna. Più mi dicono che non si può toccare la legge Fornero, più sono convinto che sia un mio dovere toccare la legge Fornero. Rimane convinto che dopo il 20, quando inizierete a presentarla in Europa, l'Europa farà una frenata, farà un passo indietro? L'Europa con cui ho parlato ieri, con cui ho parlato oggi, aspetta solo che l'Italia torni a correre, cosa che non ha fatto negli ultimi anni, quindi sono assolutamente convinto che stiamo facendo le scelte giuste. Est-ce que vous pensez que les élections de mai seront la fin de l'Union européenne? Scusa? Est-ce que les élections de mai sont la fin de l'Union européenne? Una cosa alla volta, adesso siamo a ottobre. È chiaro che a maggio finalmente 500 milioni di europei potranno cambiare la storia dell'Europa. Però per intanto è già importante per me cambiare la storia dell'Italia. Poi a maggio ci penseremo, sicuramente i socialisti e la sinistra andranno a casa. Questo è poco ma è sicuro. Benissimo, benissimo. Sostiene le nostre politiche di immigrazione, stiamo preparando una missione comune in Nigeria, che per l'Italia è uno dei paesi più problematici, perché sono arrivati dalla Nigeria quasi 60.000 immigrati negli ultimi anni e riusciamo a espellerne solo qualche centinaio. Quindi avere accordi seri e concreti con la Nigeria, con l'aiuto della Commissione europea, per l'Italia e per il governo italiano sarà importante. Sabini, questa riunione è tornata ancora la carica della modifica del regolamento di Dublino, che poi è quello l'asse portante, anche legato al discorso germanico. Sì, io per dovere chiedo sempre di modificare i trattati, le missioni navali, il trattato di Dublino, ben consapevole che questa Europa spesso e volentieri parla in una maniera e poi non arriva mai ai fatti, e quindi facciamo da soli. Ho avuto incontri bilaterali col ministro polacco, con i rappresentanti del governo americano, col ministro britannico, quindi se non ci pensa Bruxelles ci pensiamo da soli facendo degli accordi 2-2. Ho parlato anche col collega tedesco, un aereo che doveva arrivare da Berlino questa settimana non arriverà,
e poi riparliamo di tutto quanto. Ripeto, l'importante è che l'Italia non sia più considerata come un campo profughi come accadeva fino a qualche mese fa. Ministro, la proposta rilanciata... Toni bassissimi, cravatta allacciata, ultimo bottone della camicia chiuso, più di così non so cosa fare. Posso invitare a cena Juncker, sto meditando di invitare a cena Juncker, un ristorante vegano, in maniera assolutamente sobria. Ministro, la proposta danese e austriaca rilancia la possibilità di istituire dei centri per facilitare il rimpatrio dei migranti in Europa, in paesi terzi come l'Albania, la troverebbe d'accordo? Sì, ovviamente ci vuole l'accordo dei paesi coinvolti, però sì. Oggi al tavolo è stato evocato da più di un collega il modello australiano come modello di blocco dei flussi, che è esattamente il modello a cui sto lavorando io e sta lavorando il governo italiano. Quindi devo dire che mentre fino a 4 mesi fa eravamo razzisti, egoisti, populisti, sovranisti, ignoranti, adesso il modello italiano di gestione dell'immigrazione e di chiusura quando serve dei porti sta facendo scuola. Così quali paesi in particolare sostengono il modello simile? Bene, parlava il collega britannico, ne parlavano i rappresentanti americani, ne parlavo col collega polacco, oggi non c'era ma ne parlavo col collega belga e col collega olandese nelle ultime occasioni, quindi diciamo che a parte l'amico spagnolo che rappresenta un governo socialista, che lo ripeto, ha un ritmo di 600 o 700 sbarchi di immigrati al giorno, non so per quanto lo potranno sostenere, gli altri sono grati all'Italia per aver chiuso il rito. Senta, Senta, con il collega francese, vabbè, sostituto del ministro francese, c'è stato non c'era, dialogo. No, è stato, gli ho fatto i complimenti perché un primo ministro che venga a aprire i lavori del G6 al posto di un ministro che non c'è è assolutamente degno di nota. Aprirà i porti alla prossima Aquarius? Ci si faranno come credono, i porti italiani sono e rimangono chiusi, i francesi poi sceglieranno loro. I nostri alleati in Francia li ho incontrati ieri mattina e con Marine Le Pen abbiamo ragionato sul futuro dell'Europa. Porto rispetto ovviamente a tutti gli altri colleghi che non la pensano come me, ma con cui lavoriamo proficuamente. Ministro, in Francia Macron, il presidente Macron è attaccato e accusato di una politica disumana da parte di consistenti della sinistra e anche della sua maggioranza. Dice no ai migranti economici, dice sì soltanto ad alcuni migranti che abbiano tutti i crismi del profugo avente diritto di asilo. Non ci sono delle sostanziali similitudini tra le posizioni, al di là, diciamo sì, della dialettica molto forzata di questi Sì, è motivo per cui non capisco perché Macron debba accusare me, il governo italiano, di razzismo e di egoismo. Tutti i ministri che c'erano oggi intorno al tavolo sostenevano l'idea italiana che i migranti economici non possono essere accolti in Europa, che in Europa si arriva regolarmente, legalmente, se si scappa dalla guerra. Gli ultimi dati che vi posso dare dall'Italia sono quelli di Napoli, che ho visitato settimana scorsa, dove da luglio ad oggi le centinaia di domande esaminate hanno riconosciuto diritti a rimanere in Italia a 8 persone su 100. 8 su 100. Quindi vuol dire che abbiamo interrotto un business che sicuramente arricchiva qualcuno ma impoveriva l'Europa, e se Macron è sulla stessa linea combattiamo la stessa battaglia, magari ogni tanto riapre la frontiera di Ventimiglia e la smetta di insultarci. Il polacco c'è la identità di valore completa. Sì. Che significa questo rapporto con il discorso polo di Miserlo? Che l'obiettivo è controllare le frontiere esterne. Sto lavorando, vi dirò di più, siamo così cattivi che sto lavorando per riaprire dei corridoi umanitari che possa riportare in Italia in aereo, non in barcone, già in questo mese di ottobre, decine di donne e bambini in fuga dalla guerra. Quali paesi? Sto lavorando con alcune comunità cattoliche, conto di andare ad accogliere le prime donne e i primi bambini che sbarcheranno a Fiumicino già entro questo mese, però queste sono persone che meritano di essere aiutate, gli altri no, arriveranno da zone di guerra. Grazie mille. Stadio bellissimo. Stadio bellissimo, io lo vorrei sia a Milano che a Roma. A Roma hanno qualche problemino, a Milano anche. Veramente bello. Questo è veramente impegnato. Chiamo il signore Elliot e gli dico di venire a fare un giro a Lione. Sì, assolutamente.
Sul decreto sicurezza qualcosa sugli stadi ce lo metto come emendamento, però una cosa alla volta. Una cosa carina. Minister Salvini, one question in English. You spoke yesterday about the importance of returning Europe to its original values. Isn't solidarity one of them, and isn't that what you're failing to give to these people that cross the Mediterranean? No, la solidarietà è assolutamente uno dei valori fondanti della comunità italiana e della comunità europea, però va esercitata entro certi limiti e rispettando certe regole. Se 200.000 sbarchi all'anno portano allo scontro sociale, non c'è solidarietà possibile. Se gli sbarchi quest'anno riusciremo a contenerli in 25.000, allora sarà più facile esercitare la solidarietà. Prendo atto del fatto che da Bruxelles sono arrivate tante parole, ma fatti zero. No, sarò in Russia settimana prossima a incontrare la comunità economica italiana. Grazie. Poco prima del Presidente del Consiglio. Vado a Roma.